avuti, forse due. Uno, il più difficile di tutti, è stata la prima volta che ho dovuto svantaggiare un concorrente assegnandogli una ricciola da eviscerare per rigare il quinto quarto, il mio conterraneo Salvatore. Io non sono nata per svantaggiare gli altri, assolutamente. Infatti anche in quella sede avevo dichiarato che sarei stata più felice se il mio vantaggio fosse avvantaggiarmi o avvantaggiare qualcuno e non svantaggiare nessuno. Ho sempre fatto un percorso molto individuale, ho sempre detto che avrebbe dovuto vincere il migliore, spero sinceramente che sia così alla fine, e quindi quello ha segnato veramente un punto di rottura, perché da quel momento ho provato a mettere me prima di tutto il resto, e forse veramente lì sono cambiata, perché ho imparato anche a giocarmi meglio quella possibilità e quell'occasione. Se non ci fosse stato quel punto di rottura, probabilmente io non sarei riuscita ad arrivare così là, sarei crollata prima emotivamente. L'emozione di scrivere il libro, bellissima, grandissima, era un sogno che avevo sin da bambina. In realtà proprio da piccolina avevo anche iniziato a scriverlo, si sarebbe dovuto intitolare Un grembiule da qua. Sì, ma avevo proprio 6 anni, forse poco più. Quindi è stata veramente la realizzazione di un sogno. Sono contentissima del progetto, della realizzazione del libro, le ricette sono molto belle, sono veramente soddisfatte. Penso che è un libro che può avere chiunque a casa. Quindi sono ricette fattibili, nel senso? Ce n'è un po' per tutti, okay. Insomma, ci sono ricette molto semplici, qualcuna un po' più elaborata, però proprio per crescere, no? Tu fai il libro e parto da qui, poi magari aspiro a fare quest'altra, però sono tutte buone, ecco, ricette da mangiare. Ah, se non avessi vinto io, allora sicuramente gloria, ma questo io lo penso sin dal principio, sia per la passione nei confronti della cucina, che è molto simile a quella che rivedo in me, sia per la motivazione che aveva nell'affrontare la prova. Era veramente motivata, voleva vincerla. Non vi nascondo che sono anche un po' rimasta male quando hanno decretato me, perché ho detto mannaggia, no, lei dai, ce l'ha fatta. Rimasta male, no. Contentissima per me, capitemi, cioè prendete quelle pinze, certo. Però sarei stata contenta anche se avesse vinto lei, certo. Mettiamola così. Quindi si è creata anche un'amicizia tra donne, di come le donne sono le peggiori rivali invece. Assolutamente no, io con Gloria ci siamo scoperte durante la competizione e ci siamo anche trovate, perché alla fine abbiamo tanto in comune, nonostante veramente siamo quasi contrapponibili nord, sud, sì, per tante altre cose, sì. Però abbiamo sempre trovato un punto d'incontro, quindi sono convintissima che la nostra amicizia durerà nel tempo. Chef Cannavacciuolo, sia per la tipologia di cucina, proprio per come la interpreta lui, il rispetto delle materie prime, le materie prime stesse, che ovviamente sono del sud Italia, del quale io faccio parte, quindi obiettivamente mi ci rivedo, e poi perché si vede che è estremamente innamorato di quello che fa, e io lo adoro per questo.